no, ho finito l'acqua. Rendermene conto, ma perché non l'ho fatto? Però forse c'è questo. Va bene così. Oggi ci sono tante cose da far vedere. Ci sono tante belle cose da far vedere. Ci sono tante belle cose da far vedere. Allora, vediamo un po'. Dall'inventario dovrebbe vedersi? Credo di sì. Buonasera Xanxus e buonasera anche a Crimson Mentone. Bentrovati. Allora. Ciao Inquisitore, da ora solo e soltanto in live? In che senso da ora solo e soltanto in live? Buongiorno ragazzi, buongiorno Inquisitante, buonasera Neil, ben trovato. Finalmente in orario anche Crimson in mentone. Oggi vi diffondo il sapere, vi diffondo la conoscenza suprema. Non hai letto il messaggio del gruppo? Sì, l'ho letto. Sono scelte, Xanxus, come preferisci tu. Se hai bisogno, sai dove trovarmi. Per qualsiasi cosa. Dicevo, oggi vi diffondo il sapere infinito che funziona. Vi faccio vedere come facciamo le big views con questa live. Se io vado nell'inventario, come potete vedere, rispetto alla scorsa live sto pieno zeppo di roba. Twitch mi sta facendo bufferare un ad omg. Eh sì, ci sono le pubblicità anche su Twitch. Twitch ogni tanto ti fa questi maledetti momenti così. Non sono scelte se uno parla e gli altri ti incolpano di tutto? Vabbè, ma noi che c'entriamo, scusami. Cioè, prendersela con chiunque di rimando non è una cosa giusta, secondo me, poi. Dicevo, nella scorsa live eravamo degli straccioni, poveracci, avevamo una cosa come 2000, massimo massimo. Oggi invece, come potete vedere, abbiamo ben 304.000. Come è successo? Ci sono stati dei grandi spacchettamenti, abbiamo vinto il Super Enalotto. No, molto meglio. Praticamente, una volta che voi avete guadagnato un gruzzoletto, niente male, potete andare da un qualsiasi mercante, anche il mercato nero va benissimo, e prendere l'oggetto più costoso che potete permettervi. Hacker, no, no, no. Si dice cheat, non hacker. Nel momento in cui avete preso questo oggetto che vale tanto, che può essere un'arma o un'armatura, non importa, io adesso ho, per esempio, allora, nel magazzino, l'arma che serve più di tutte per questo piccolo trucco è fine dell'assedio, da quello che ricordo, fine dell'assedio.
È un'ascia grande che vende la tipa sempre a Skyhold. Ora, perché questa va bene? Perché una volta che noi l'abbiamo presa e andiamo a controllare a quanto la possiamo rivendere, noi noteremo. No, volevo fare vendi, ecco. Noi noteremo che fine dell'assedio la possiamo rivendere a 3215 monete d'oro. Ed è tanto, perché un'arma unica e perché è di livello abbastanza alto. Vale, ma tu hai giocato ai Dragon Age su PS3? Purtroppo no, Crimson Mentone, però sia Xanxus, Berserk, Jack mi hanno detto tutti giocateli perché sono belli. Quindi io in futuro ho in programma di giocarmeli se troverò a basso prezzo tutto quanto. Anche perché Dragon Age 2, se non sbaglio, l'ho trovato già una sorta di Game of the Year Edition, Definitive Edition con tutti i DLC e non costava troppissimo. Quindi li prenderò. Non li farò in live perché da Play 3 non posso farle le live, però vale se ti può interessare, vediamo. Monster Hunter World Horizon Zero Dawn Crossover Event Related. Ah, sì. Avevo letto qualcosa del genere, che poi è l'armatura del gatto e metteranno anche qualcosa del personaggio principale. Non dovrebbe essere malaccio, vedremo. Tornando a noi. Quindi adesso noi nell'inventario abbiamo fine dell'assedio. Ma che facciamo? Io uso due dita perché mi viene più comodo, perché sennò fallisco miseramente usando solo il pollice. Noi abbiamo che con la X depositiamo fine dell'assedio nel magazzino. Buonasera Berserk, ascolta bene questo big cheat per fare i big money su Dragon Age. Non sto scherzando, no clickbait, mettete mi piace. Noi abbiamo fine dell'assedio nell'inventario. Se premo la X, lo deposito. Se premo il cerchio, invece, esco. Quindi cosa facciamo? Con l'indice e il medio noi premiamo entrambi insieme. Se la magia, buonasera Bloody, se la magia è uscita correttamente, noi adesso andiamo nel magazzino e ci troveremo nel nostro magazzino fine dell'assedio. Perché dico che è una magia? Perché adesso se noi andiamo nell'inventario. Ah, cacchio, non è uscito, come non detto. A volte può succedere che non parte, bisogna prendere un attimo la mano. Adesso torniamo qua al magazzino. Come vedete abbiamo sia fine dell'assedio qua nel magazzino, sia nell'inventario. Profit, profit. Continuiamo all'infinito premendo questi due pulsantini magici. A volte può succedere che dall'inventario al magazzino non ve lo ritrovate perché avete sbagliato e quindi o è uscito prima oppure l'ha depositato direttamente. Però, vedi, adesso abbiamo due fine dell'assedio da questa parte. E beh. Cos'è il trucco di duplicare i Pokémon su oro e argento? No, meglio Xanxus, perché là rischiavi di perdere praticamente il Pokémon che si. Si corrompesse, diciamo, e non te lo trovavi proprio. Qua la cosa peggiore che ti può capitare è che l'hai spostato da una parte all'altra, senza effettivamente perdere nulla. Perché alla fine o l'hai spostato o sei uscito, non può succedere nulla di che. E abbiamo due fine dell'assedio e una addirittura nell'inventario. Quindi facendo così all'infinito, abbiamo 60 meno 14 sono 6, 46. Abbiamo 46 posti dove riempire fine dell'assedio, andare là a destra a vendere tutti i fine dell'assedio doppioni e farci i big money, max profit, visto Berserk. E quindi adesso siamo ricchi da far schifo, possiamo permetterci il mondo. O come dicono in Warframe, Grofit. Vabbè, io nel frattempo il prodotto piazzamento sono delle gallette di riso col cioccolato. Ah.
lo so che sono un mangione, Bloody, e ne vado fiero. Allora, vediamo un po'. Hanno finito tutti qua. Attività della Perla Oscura. Comandante, abbiamo battuto la costa tempestosa e determinato il punto in cui i Perla Oscura sono maggiormente concentrati. I nostri soldati originari del Ferelden non vedono l'ora di ricacciarli nel loro buco, nei loro buchi. Esploratrice Harding. Benissimo. Per caso esiste un'edizione completa di questo Dragon Age? Sì, Crimson Mentone, esiste una sorta di Game of the Year Edition in digitale. Ah, forse anche fisica. Forse anche fisica. E la trovi anche a poco. Qua abbiamo ottenuto un po' di influenza. L'Inquisizione rappresenta un eccezionale connubio di legioni, cuori e menti, e degna almeno quanto il suo nobile inquisitore. I miei superiori apprezzano. Ora non tratterete solo oggetti e risorse, ma anche il favore nei confronti della vostra causa. Alto rappresentante Faris. Ok. Un piede e due staffe, che cos'è? È stato più semplice di quanto sperassi. I funzionari dell'ufficio contabile imperiale erano così sconvolti, nonché impauriti, per essere stati scoperti, che tutti hanno giurato fedeltà all'Inquisizione, senza indugiare. I miei agenti dicono che si stanno comportando bene. Infatti ci hanno inviato dei doni a dimostrazione della loro buona fede. Tuttavia li terremo d'occhio. Nel frattempo eventuali sforzi atti a raccogliere del denaro a Skyhold beneficeranno della loro posizione. Leliana. Ok. Allora, vediamo un po'. Se noi andiamo qua e vediamo maghi ribelli, chiamata la corte dei maghi ribelli. Rebel. Mages. Allora, qua non ci cambia praticamente niente, lo possiamo fare con tutti. Fiona, abbiamo fatto il possibile per spargere la voce, ma alcuni gruppi sono troppo distanti. Dovremmo chiedere all'Inquisizione di contattarli da parte nostra, almeno per avvertirgli che i Templari non ci sono più. Perché non ci sono più, vero? E qua abbiamo Cullen che ci mette un pochino meno degli altri. Quei maghi temono di uscire allo scoperto. Potrei inviare dei soldati, ovviamente non templari, per scortarli fin qui. Benissimo. Che altro abbiamo qua? Risorse dalle terre centrali, risorse dalla palude, da Crestwood. Ah, smaschera la spia. Questo mi sembra un lavoro per Leliana. Mi sembra un lavoro per Leliana. Vediamo un po'. Un ignoto traditore si aggira tra le spie più vicine a Leliana, che dovrebbe escogitare un piano per catturarlo. La preparazione richiede pazienza, ma è indubbio che l'Inquisizione debba rimuovere questo nemico dalle sue file. E infatti è bloccata a tutti tranne che a Leliana. Dobbiamo essere cauti, questo traditore deve essere un professionista per essere riuscito a non farsi identificare finora. Inquisitor. Vai Leliana. Perfetto. E ottieni erbe. Potremmo anche mandare Josephine, intanto non dovrebbe cambiarci nulla. L'occupazione di Kaer Bronach consente all'Inquisizione di accedere alla fertile regione del Bannorn e ai fiorenti mercati di Denerim, dove è possibile ottenere le erbe impegnate nella produzione di pozioni e veleni. I commerci locali sono ancora irregolari, perciò la disponibilità di tali risorse è soggetta a notevoli fluttuazioni. Vai, Josephine, ho contatti presso i mercanti di Denerim, potrebbero soddisfare le nostre necessità, senza dover rischiare di ricorrere al mercato nero. Let us begin. E let's begin.
Ok, e direi che abbiamo sistemato anche loro. Peccato che non c'è più Cassandra nel tavolo di guerra. Anche se non è una dei capi spia dell'esercito, eccetera, ci stava bene. Ci stava bene. Allora. Una volta fatto ciò, io vorrei vedere dov'è che dovevo depositare le ricerche. Quindi hai fatto i soldi? Oh sì. Oh sì, li ho fatti e come, Xanxus. Li ho fatti e come. Vale, in questo Dragon Age quante classi ci sono? Allora, Crimson. Ci sono di default mago, guerriero e ladro. E ognuna di queste classi ha tre specializzazioni diverse che bisogna decidere, appunto, nel caso del nostro personaggio, quale delle tre intraprendere, se no i compagni hanno una ciascuna, diciamo. Salve Dorian. Dov'è che depositavo le mie ricerche? Ah, consegna la ricerca, qua. Tutto qui? Non ho più niente? Possibile? Ah, ecco. Mo ci siamo. Mo ci siamo. Ora vai a comprare i pezzi per le armi? Madonna. Vabbè, ho capito, nessun oggetto però. Allora, vediamo un po' quali ci servono come pezzi, prima di tutto. Perché se io vado qua. Ben ritrovato, Jack. No, diario. Buonasera, buonasera. Allora, andiamo all'Emporio, dove dovremmo comunque trovare un po' di roba interessante. Mi ha trattenuto una secondaria di Monster Hunter? E allora non c'è problema, Jacko. Non c'è problema. Allora. Dopo Vale la faccio fare pure a te, così è un mantello che fa droppare robe rare dai mostri. Grande, Jack. Grande. Allora, cosa ci può servire? Cosa ci può servire per le armi? Abbiamo anche progetti per le armi qua. Oh sì. Adesso il mio feline è diventato frollo. Tutto livello 2. Ok. Allora. Ma già che ci siamo, possiamo prendere anche qualche bastone che può esserci utile. Prendiamoci bastone da magister o magister, che i maghi solitamente sono quelli che trascuro di più in assoluto. Allora, livello 2 e livello 3, tutti i materiali. Allora, prendiamoci un po' di veridium, un po' di velluto di chiffon, un po' di sciamito scuro. Un po' di scaglie di Vargest, un po' di scaglie di Fenice,
un po' di pirofite. Pellegrezza non ci interessa, o forse sì, boh, la prendo nel dubbio. Pelle d'orso no, ossidiana, questa penso ci sarà molto molto utile. Membrana di Gurgut va bene. Lustro del campione anche ci serve. L'azurite la prendiamo perché siamo ricchi sfondati. Lana eterna la prendiamo tutta. Filato di altura perenne, ma sì, perché no? Tanto tutto 84 costa. Cuoio di alla. Cuoio di dorso piumato. Cotone lucido non. Tutto livello 2 sono. Io prendo un po' di tutto. Questo è livello 1, 1, 1, 1. Ok, qua sotto abbiamo tutti il livello 1 e noi ce ne freghiamo perché adesso abbiamo il livello 2. Purtroppo non ancora il 3, ma credo che live di Monster Hunter. Quite an extensive library on the history of forbidden magic. Allora, It's live. back there, somewhere. I think I haven't been able to turn my head to look for 2 centuries. Poverino. Purtroppo Crimson, io live di Monster Hunter non ne faccio, semplicemente perché è una merda. Come lo faccio io. Cioè, le live mie, se inizia a muoversi un po' tutto quanto intorno, è un casino, non si vedrebbe un cazzo. E siccome Monster Hunter è molto dinamico, preferisco non farlo in live, perché sennò non si vedrebbe un cazzo. Però sì, come dice Jack, è droga, quindi se ti piace il genere e riesci a vedere qualcos'altro, ti assicuro che ti piacerà. Qua abbiamo qualche progetto interessante. Possiamo prenderci una lama Sulevin. Tanto sono tutti di livello 3 questi, credo, perché hanno anche lo spazio in basso. Quant'è che costano? 16.000? Ma sì, ma sì. Possiamo permettercelo. Ok, dovremmo esserci. Aspetta, vendicatrice? Ma sì, prendiamoci anche questa, non si sa mai. Ok, qualche scudo. Non sono di livello 3 questi, quindi tanto vale che niente. Ok. Là c'è lo specchio. Direi che abbiamo sistemato. Quindi vediamo di tornare. Ah, ogni volta che sbaglio, mo' abituato con Monster Hunter. Torniamo a Skyhold. E vediamo di fare qualche armuccia carina, carina. Guarda che bei tarocchi. Fa niente che ogni volta sono quasi sempre gli stessi. Però. Ah, a proposito, vabbè, poi dobbiamo ricordarci di vedere da quella parte un posto che non abbiamo mai visto fino ad ora e che non ho mai frequentato personalmente, quindi non credo ci servirà granché, però sarebbe bene almeno andarlo a scoprire, che è una sorta di rivendita di erbette, di roba così. Te lo ricordiamo, va bene, Jack? Thanks. Allora, dunque, crearmi, dove sta? Crearmi, eccoci qua. Bello questo pugnale. Bello. Allora, cominciamo dai maghi, magari. Cosa abbiamo per i maghi? Bastone ardente da Arconte. O bastone della corruzione. Cosa cambia? Che quello della corruzione ha tutto offensivo.
mentre quest'altro ha uno di funzione, il bastone ardente d'Arconte. A noi cosa serve effettivamente? Perché tutti e due possono arrivare a 90, a 105 danni per secondo. Perché il primo e ultimo che ho giocato è stato il primo e mi era piaciuto abbastanza. Del World ho fatto la beta e l'ho apprezzata. L'unica cosa che mi fa storcere il naso è che mi dicono che è principalmente online, invece io sono più un lupo solitario. In realtà no. Crimson, in realtà no. Hanno fatto in modo che c'è una storia abbastanza interessante fino ad ora, fino al momento dove siamo arrivati noi. Il single player è comunque fattibile. Magari alcuni mostri saranno particolarmente difficili, mentre altri saranno addirittura più facili, con i giusti set, con le giuste armi. Però sì, si può fare in realtà da solo. Anche Jack te lo può dire. Lui principalmente ha giocato da solo con i capitoli precedenti. Quindi sì, volendolo puoi fare. Alcuni mostri, credo, andando più avanti, saranno un po' più ostici, però con i giusti settaggi credo che siano abbastanza fattibili. Secondo me, secondo il mio modesto parere, dà il meglio di sé con l'online. Quindi è una scelta alla fine, non ti precludere solo perché si può fare l'offline. Cioè, scusami, l'online. Allora, qua invece abbiamo... Dunque... Abbiamo l'ascia del cacciatore di draghi, che credo sia un'arma che a Berserk piace tanto, solo per il nome. L'ascia del cacciatore di draghi ha offensivo, offensivo, funzione, mentre la lama Sulevin ha offensivo, offensivo, offensivo. Ok, quindi praticamente tutti hanno questa roba. Ho tutti e tre offensivo, ho due offensivo e un funzione. Vediamo, per esempio. Offensivo, offensivo, funzione. La funzione che cosa fa? Ah, aumenta la forza, giustamente. Forza e costituzione, ok. Costituzione, forza. Materiali di livello 3 però non ce li abbiamo ancora, il che mi irrita un po'. Quindi se mettiamo ossidiana che dà forza e costituzione. Qua penetrazione armatura, attacco. Bonus danni guardia, attacco, attacco. Ah, le ferite di livello 3 non ce l'avevamo. Ok, ecco perché. Un punto costituzione sono 5 punti vita, giusto? Non lo so, Nil. Forse Berserk e Xanxus possono dirti di più su questo, perché io solitamente con le build, queste cose qua di aumentare i vari punti statistica sono negato, quindi no, non è il massimo chiedere a me, ecco. A proposito, ma il pregio sulle armi che fa? Cura salute massima, probabilità di lanciare il mantello dell'oblio, cura i danni subiti. Ah, praticamente le stesse cose degli oggetti da vestire. Vabbè. Ok. Ci credi che su Dragon Age ho fatto tutto a caso? E ci credo sì perché anch'io l'ho fatto, quindi... I feel you, Jack. Vuoi continuare? Sì. Facciamo una cosa. Perseveranza. Lo possiamo dare a sera, quindi volendo si può fare. Xanx mi ha fatto esplodere. Purtroppo c'è poco da fare. Allora, qua abbiamo
La pelle di Snowflare dà un bonus ai danni ai fianchi. Forse è meglio il bonus dei danni critici. Perché anche Vale ha visto Betelgeuse. No, in realtà non ho visto ancora questo mostro di persona, quindi non saprei. Allora, offensivo, danni ai fianchi, danni critici. Non c'è uno che ne dà entrambi? Ah, la pelle di Snowflare dà un po' di roba. Penetrazione armatura. Attacco, attacco. Sbilanciare colpendo. Non sarebbe male. Mettiamo un po' di drachite. Allora, quant'era? 180 sembra essere il massimo, ma non ci riusciamo ad arrivare perché non abbiamo nessun oggetto di livello 3 per adesso. Mal che vada, abbiamo l'ossidiana che fa 140 danni, o il lustro del campione. Il ferro. Ah, le ematite toglie. Ne abbiamo 47 di ematite. 68 di ossidiana, quindi l'ossidiana per adesso è meglio. Sì, meglio l'ossidiana. Ok, come materiale particolare. Se ce l'hai usa il Cuor Tempesta? No, purtroppo no. Ne avevo veramente poco di Cuor Tempesta. E infatti, ne ho solo 8 su 24 richiesti. Purtroppo no, non riesco. Però mi secca usare i materiali dell'oblio adesso. Mi secca perché ne abbiamo pochi e non sono neanche un granché forti. Proviamo così, non dovrebbe essere malaccio. Oddio, hanno già finito? Hanno già finito. Allora, dove stasera? Toro, Varix, Solas. Sera. Allora, Sera che cos'ha come arma? Sera per adesso c'ha Sventura del Crocevia Vermiglio, che è decisamente più debole di questo arco grande fiancheggiante mortale. Madonna, i nomi belli lunghi. E va bene. Ok. E per adesso Sera è completata. I big nomi. I big nomi. Questa vendicatrice qua. Solo guerriero. Ah, quindi una spada da guerriero. Lama dell'onda pregiata, idem. Accetta da prerone, ascia. Lama Sulevin guerriero. Tutta roba per i guerrieri abbiamo preso. Eh sì. La vendicatrice però mi sa che... Ah no, 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 no. Come faccio a vedere se è a due mani o una mano? Ah, ecco qua, giustamente. Quindi questi sono tutti a una mano. Ok. Il Banhammer.
toro? Anche se il Banhammer fa solo 175 al massimo. Mentre questi fanno 261. E 261 è tanto, è quasi 100 danni per secondo in più. Beh, vuoi il Banhammer per il toro? O vuoi l'ascia del cacciatore di draghi? Io immagino la risposta di Berserk, sai? Io ho come il sentore che sceglierà una in particolare, ma non sono sicurissimo, sai? C'è scritto cacciatore di draghi. Quindi mettiamogli. Mettiamogli la pelle di Snowflare che fa bonus danni ai fianchi, bonus danni critici, probabilità di critico. Potrebbe essere. Offensivo gli mettiamo. Potremmo mettergli la pietra estiva che fa più 40% di bonus danni da guardia. Così ci toglie un po' di guardia quando attacca. La funzione che fa? Forza, costituzione. Meglio forza e costituzione, direi. Allora, 298 con il cuore tempesta. Madonna, supera il cap minimo. 261 con le matite. Allora, le matite per adesso è ok. 261 anche con la lazurite. Ossidiana. Anche il Veridium fa un po' di roba. Ma sì, andiamo di Veridium. Ero sul letto e poi il mio cervello ha connesso. Hola live, ed eccomi qua. Buonasera Pollas, bentrovato. 298, 298, 298. Però 298 non abbiamo il cuore tempesta e non lo possiamo neanche comprare perché è di livello 3. Ancora non è disponibile nei negozi. Le verite non ce l'abbiamo abbastanza. Quindi ci dobbiamo accontentare dei 261, Berserk, mi dispiace. Mi dispiace tanto. Allora, di infliggere un colpo cura, no. Legno ferro, no. Usare sfondamento con i colpi, ma sì. Mannaia devastante precisa. La vogliamo rinominare? Come la chiamiamo? Serve Cuor Tempesta, sì. Xanxias. Così a caso. Cosa rinominare? Ah, eccomi qua. Dildo a fila. No, per favore. Oh. Ce l'ho. Xanxias devastante. Imprecisa. Aspetta, aspetta, ce l'ho, ce l'ho. Ho il titolo definitivo. Xanxias. Devastante. Draconica. Eh? Oppure ari, arrivederci. Spacca crani gnam gnam. Ok, no, una tua arma deve chiamarsi Missante. È giusto, giustamente. Gnam gnam. Ah, cazzo, abbiamo superato il cap. Quindi vada per gnam gnam.
Xanxias devastante draconica. È un'ascia usata dal colonnello Xanxus, che è stata migliorata dal colonnello Berserk. Perfetto. Abbiamo creato l'arma suprema. Però io voglio fare anche un bastone, dicevo, perché i nostri maghi li abbiamo lasciati molto indietro. E non so quale dare, sinceramente, tra il bastone ardente d'Arconte, che ha una funzione e due slot offensivi, oppure il bastone della corruzione, che ha tutti e perché sono i maghi che uso di più, Solas andasse a fare in culo. Voglio quell'ascia su Monster Hunter. C'è la spadascia, volendo. Perché Vivien, bene o male, può anche avvicinarsi, però l'IA non credo che sia molto intelligente a tal proposito. Dorian invece deve stare lontano, quindi forse per Dorian sarebbe meglio avere tutti e tre offensivi e per Vivien due offensivi e un funzione? Non lo so. Per i For Solas, poveraccio. E oh, tutti che cantavano, invece Solas se ne stava là a guardarci corrucciato. Questo è bello della corruzione. Tutto ramificato. Eh sì, sembrano tre teste di drago, tra l'altro. Molto figo. Mentre quello d'Arconte ha tipo un sole. Praise the sun. Quel bastone mi ricorda tanto Dragon Age 2. Ah, veramente? Vabbè, nel frattempo vediamo quello offensivo. Cosa ci fa? Cosa ci fa? Penetrazione armatura, attacco, bonus danni guardia, forse bonus danni guardia sarebbe meglio. Perché attacco, che cosa ce l'aumenta a fare ai maghi? Chiamiamolo I'm Grump, Grump, I'm Grump, I'm not so Grump. Ma è lo scettro di Orsino? Chi è Orsino, scusate? Forse. Bastone per gli osservatori di cantieri. Non credo ci entri. I'm Groot. Eh no, ma che cosa serve? Più percentuale attacco. Spoiler, vale? In che senso? Ah, ok. Se è spoiler, niente. Niente, non dico niente. Non voglio sapere niente, niente. Ah, bonus danni barriera, ok. Cura dopo uccisione. Danni barriera, cura dopo uccisione. Non mi sembra granché. Verga Draconita for men. Sì, vabbè ragazzi, ma le funzioni mi servirebbe. Che voi mi date dei nomi epici adesso, va bene, ma... I danni che fa? Ah, vedi, cambia anche i danni da fuoco, elettricità, freddo. Ok. Bastone for Granny. Sto bastone è un Taigan, inutile. È un po' sì. Vediamo l'altro, scusate. Ardente d'Arconte. Ah, vedi, eccoci, finalmente. Qua ci aumenta un po' di magia, quantomeno. 18 magia. Ah, vedi, abbiamo anche la filatura d'altura perenne che ha magia e volontà. E non è affatto male. Qua che abbiamo? Danni barriera, cura dopo uccisione, danni barriera. E facciamo danni barriera. Poi che abbiamo qua in basso? Danni critici, danni ai fianchi. Ok, facciamo frantumazione colpendo, visto che colpisce spesso un bastone, almeno è più probabile che frantumi. Oh, e di che cosa lo facciamo? Ma soprattutto, questo a chi lo vogliamo dare? Lo vogliamo dare a Dorian o a Vivienne? Io direi Dorian. Oddio, vale, un'arma la devi chiamare Cuspide Scarlatta.
La preferita di Scorpio? La cuspide scarlatta. Quantum of Solace. A chi lo vogliamo dare questo? E che danno, che tipo di danno elementale gli vogliamo mettere? Fuoco, elettricità o ghiaccio? Danni ai fianchi. Questo bastone si chiamerà Spina nel fianco. No, non ha danni ai fianchi questo. Non ce l'ha. Non lo so, se lo vogliamo dare a Dorian, conviene che glielo mettiamo sempre a fuoco, visto che è un piromante, bene o male. E gli diamo le matite. Basta sia di livello 2. Va bene. Vada per questo. Faia! Mettiamo un po' di creazione, probabilità di creazione pregiata. Ma sì, dai. Quel 20% che... Mua! Mua! Shatter dissolvente tinto. No, che cos'è sta roba? Come lo chiamiamo? Avevamo detto... Ah, Dio mio, c'erano così tanti bei nomi. Bastone per gli osservatori di cantiere sarebbe fantastico. Oppure questa la chiamiamo, aspetta, aspetta, la chiamiamo Burn It Wit. Faia! Bastone di Solaire? Oh! Le grandi citazioni a Dark Souls, non ho mai giocato a Dark Souls però, ma l'ho capito. Oppure Burn Baby Burn. Burn baby burn mi piace, dai. Burn baby burn. It's going feral. Burn baby burn. Loda il sole. Boom baby da danger danger. Ooh yeah. Got it memorized, visto che è fuoco. Ah, è vero. Vabbè. Facciamo contenta la signora Bloody. Allora, prima che mi dimentico però, Prima che mi dimentico, diamo a Toro... Dove cazzo sta? Eccolo qua. A Toro diamo la Xanxias Devastante, che rispetto a quella che ha fa 90 danni per secondo in più. Minchia. Vai, Toro. E poi al buon Dorian, eccoti qua. Kingdom Hearts, sì, l'hanno capita un po' tutti. Persino io che non ho mai giocato a tanti Kingdom Hearts, l'ho capita, quindi. Burn Baby Burn fa anch'essa un bel po' di danni in più, quindi, caro Dorian. Mi spiace che hanno tutti questi vestiti imbarazzantissimi da vedere, a colori, però. Prometto che nel momento in cui sblocchiamo gli oggetti di livello 3 da poter comprare, faccio quelli definitivi e li ricoloro in maniera decente. Ma che ha in testa? È un turbante che aumenta robe. È un turbante che aumenta robe. Vabbè, e direi che per adesso ci siamo, magari nel magazzino, depositiamo le armi vecchie che avevano i nostri fidi compari, tipo, verdetto, un'altra fine dell'assedio, turbante di Aladino. Ora vieni con me, verso... Che tra l'altro mi pare che Gigi D'Alessio e la Tatangelo abbiano cantato una volta Il mondo è mio... in versione appunto cover ed è una cosa imbarazzante. Mi spiace se ci sono dei fan di Gigi D'Alessio da queste parti, ma no, proprio no. Purtroppo a me i neomelodici, che siano napoletani, baresi, veronesi, milanesi, non me ne importa nulla, non mi piacciono. Vale cantare un parolone? Diciamo che hanno fatto la cover, dai.
Ora vieni con me, verso un mondo d'incanto, principessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un sì. Con questo e lo dico da napoletano, e beh, io avevo premesso che Have you ha... heard mi anything? dispiace, però. Not yet. I'll let you know as soon as I do. Dorian aspetta un sì da tempo e aspetterà a lungo. Aspetterà a lungo, aspetterà. Uomini proci. Oh, amuleto della magia migliorato. Comandante, è giunto un folto numero di maghi. Spero siano nostri alleati, altrimenti per noi sarebbero guai seri. Capitano Rylan. Qua che altro abbiamo? Smaschera la spia. Quella che segue una confessione di come io, Abernail Harish, noto come pittore, durante il mio servizio nell'Inquisizione, abbia tradito la nostra causa in cambio della promessa di un titolo da parte dei venatori. Riconosco la pietà dell'Inquisizione nel risparmiarmi la vita in cambio dei segreti del nemico, a cui io rinuncio, e sconterò la mia pena in prigione senza obiettare. Abernail Harish, alla presenza di Leliana. Madonna, Leliana quando si mette, oh, scrivi questa lettera, ma io non voglio. Col coltello alla gola, scrivi questa lettera. Ok, calma. Bella, Leliana è un bellissimo personaggio. Vabbè, Josephine ha preso qualche erbetta, va bene. È inutile anche solo che ce l'andiamo a leggere. Saresti un perfetto napoletano, ti manca solo la skill orologi in saccoccia. Oh, grazie. Com'è buono lei, come umano. Non che da me siano tanto più gentili. Questi soggetti, io volevo vedere. Orzammar. No, scusate. Orzammar. Ottieni l'amicizia di Orzammar. Ah, vedi. Lo può fare solo Josephine. Abbiamo ricevuto un messaggio da Orzammar. Sapendo che un antico Perla Oscura minaccia il Tedas, Re Belen ha dichiarato ufficialmente il suo sostegno all'Inquisizione. Suggerisco di inviare una delegazione ad Orzammar il prima possibile per consolidare questa alleanza. Vada, Josephine. Let us begin. Vada. Non si preoccupi e vada. Allora, qua abbiamo le risorse, le risorse. Qua in alto che è? Accordo con i principi mercanti. E non lo possiamo fare, perché forse lo può fare solamente lei. Ah, reindirizzi i soldati sulle montagne gelide. Vediamo un po'. Allora, i soldati sulle montagne gelide. Mi chiamo sorella Paulette. Le mie sorelle e io abbiamo accompagnato un manipolo di soldati feriti dell'Inquisizione attraverso le montagne gelide. Siccome non sono più in grado di combattere, desiderano tornare dalle loro famiglie nel Ferelden. Questi sono tempi strani e molti cercano di conforto. Molti cercano conforto nei propri cari, o il loro perdono. Sfortunatamente è una pace che potrebbe non arrivare mai. Una banda di ragionevoli Avar ci hanno bloccati qui. Abbiamo trovato un riparo in una caverna e li stiamo tenendo a bada il meglio che possiamo. Tuttavia non so quanto dureremo. Credo che questo uccello sia addestrato per tornare a Skyhold, o almeno mi auguro che sia così. Ci serve aiuto. Segui una nota di Cullen. I soldati inviati da Skyhold non riusciranno a raggiungere in tempo. Dovremmo avere degli uomini vicino alla loro posizione. Abbiamo inviato una squadra dietro a un gruppo di Templari Rossi che riteniamo stia trasferendo prigionieri civili in una delle loro miniere di Lirium Rosso. Un messaggero alato potrebbe raggiungere il gruppo, permettendo loro di soccorrere la sorella. Così facendo potremmo tuttavia perdere le tracce dei Templari. Qua possiamo mandare o Josephine, che ci mette 51 minuti, o Cullen, che ce ne mette 36. Sì, ci conviene mandare Cullen, perché più avanti sblocchiamo altra roba interessante. Il loro perdono, vale, no, non si fa, non sbagliano gli accenti, il loro perdono. Vabbè, scusate, c'era troppa roba da leggere e la gola mi dà fastidio. Cullen, è una decisione che nessuno vorrebbe prendere, ma se i Templari Rossi ci sfuggono, molte altre persone soffriranno, i soldati capirebbero. To work. Zwerk? Ok. Scusate se non ho letto
molte delle cose che mi avete scritto. Adesso vado a vedere che cosa c'è da questa parte, che può fare magari Leliana. Amicizie, Aquarinus o Quarinus, vediamo se Leliana conviene farla. E non trova niente con Quarinus. Veramente? Oh, a friend in Quarinus. Parla con Dorian. Allora. Ah, ci conviene mandare Josephine qua, peccato. Perché abbiamo un progetto. Però potremmo anche indagare sui. No. Qua che abbiamo risorse. Vabbè, sai che ti dico. Mandiamo Leliana a prendere qualche risorsa. Inquisita. Inquisita. Ok. E abbiamo finito anche questa tranche. Quindi possiamo andare a prendere a schiaffi la gente. Allora. Usciamo. Vorrei tanto ritrovare un progetto per i ladri, per cambiare il vestito a Vale, metterne uno di quelli lunghi, che mi piaceva tanto. Allora. Oh, aspetta, abbiamo un punto esclamativo? Cullen? Andiamo da lui. Andiamo assolutamente da Cullen. Allora, da dove si sale qua? Ragazzi, io vado, vi saluto e buona live. Alla prossima. Ciao, Crimson Mentone. Grazie per essere stato con noi. Allora, da qua dove si esce? Da qua non si esce, si va da Vivienne. Un po' mi perdo ogni volta perché è enorme qua la cosa dell'Inquisizione. Qua le lettere di Leliana. Ah, ecco, forse qua. Yes, da sull'esterno. Geronimo! Ok. Ma sei bello a fare Woody. No, mi piaceva più quella dei Chronicles of Riddick. Comandante Cullen, buonasera. Why so serious? Inquisitor, I've found where the Red Templars come from. Theronfall Redoubt. The knights were fed red lyrium until they turned into monsters. Samson took over after their corruption was complete. How do you know Samson? He was a Templar in Kirkwall until he was expelled from the Order. I knew he was an addict, but this. Red lyrium is nothing like the lyrium given by the Chantry. Its power comes with a terrible madness. Se sto un po' zitto è perché sto scrivendo robe, va bene. Facci, Blodi. Ti credo. The Red Templars swarming Haven were proof enough. We cannot allow them to gain strength. The Red Templars still require lyrium. If we find their source, we can weaken them and their leader. Qual è il piano? Where do we begin? Caravans of red lyrium are being smuggled along trade roads. Investigating them could lead to where it's being mined. If you confront them, be wary. Anything connected to Samson will be well guarded. Ok, dai. Possiamo farcela, Cullen. Codice sbloccato Samson. Ok. Nel frattempo dovremmo finire anche i venatori uccisi con Dorian. Allora, ci sono altri punti esclamativi qua? Pare proprio di no. Allora, le terre centrali. Cosa avevamo nelle terre centrali? Ah, giusto, quel maledetto drago. Quel maledetto drago. Poi, che altro abbiamo? A Crestwood, un altro drago ancora. La costa tempestosa. Si è sbloccato qualche qualcosa? Eh sì, i Perle Oscura. Vai, andiamo a fare i Perle Oscura.
Portiamoci come team, sempre Cassandra perché un tank ci piace, Dorian e Toro. Vediamo un po' che succede. No, per la prole Blackwall. Oh, aspetta. Oh, carino questo ammaliatore. Ci deve essere lui, va bene. Adesso lo cambiamo con Cassandra. Con Cassandra. Non vedo l'ora di sbloccare i materiali di livello 3, così come i progetti. Allora, dov'è che si cambia? Qua. Allora, uno, due e tre. Il tarocco del Fennec è un cifero bello, l'hai mai visto, Vale? Sì. È molto carino. Molto semplice, ma anche molto carino, devo dire. Allora, qui abbiamo tenere a bada i prole oscura. Sono ben quattro. Ste missioni dei Prole Oscure. Oh, salve. Ma che... Un ghoul? Dove siamo? Su Fallout? Oh, ragazzi, e date una mano. Dove va? Dove cazzo vai? Dove vai, ghoul di merda? See, the wardens moved on from this place. We'll have to deal with the darkspawn ourselves. Eh sì, meno male che l'abbiamo portato, Blackwall. Ah, ci sono altri nemici qua? Eh sì. Donna Toro quando fa Get Over Here è bellissimo. Perfetto. Ce ne sono altri? Allora, là ci sono piantine, là c'è ferro, credo. No, serpentite. Sempre bene prenderli i materiali perché potrebbero essere toccati dall'oblio. E quindi utili per essere utilizzati. Scusate il gioco di parole. Can we get away from the water? I'm feeling seasick already. Ah, povero Dorian. Soffre un po' il mal di mare. Ah, maglia da cacciatore. No, ve la potete tenere. Quanto è bello Dorian. Sì, è molto carino come personaggio. Mi piacciono tutti i personaggi su Inquisition. Perché tutti a modo loro sono unici. Allora, qua dentro dovremmo avere il punto da dove escono questi infami. È tutto buiissimo. Tutto buiissimo, aiuto. Cosa si è mosso là? Cosa si è mosso? Non vedo. Oh, il male al capobranco. Oddio, via, 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 via. Capobranco infame. Per te solo lame avvelenate. Madonna. Ok. Spadone da predone a Var. È inutile che la prendo ormai. Abbiamo le robe migliori. Ah, ecco, qua c'è bisogno di Dorian. Perhaps it just needs the magical touch. The magical touch. Vai, Dorian. Ah, tutto qui? Ok.
Ok. Doritos Dorian suona bene. Comunque, Vale, dobbiamo fare qualcosa per l'avatar qui su Twitch. Intendi a me? Il mio tocco magico? Oh sì. The magical touch. Touch me, touch me, I wanna feel your body. Oh, che è quell'assembramento di dispiegamento di forze? Lo aggiorniamo? E con cosa, Bloody? Con cosa vuoi aggiornare l'avatar di Twitch? Dopo questa è Sanremo wannabe. Avrei vinto Sanremo, altro che quei due là, Fabrizio Coso e Ermal Metal. Ma anche su di me mi sta bene, solo che sono femmine e lui non piace. Vedi. A me piace il baffetto di Dorian. Che abbiamo qua? Ancora una maglia da cacciatore? Io propongo Meta Dorian e Meta Inquisitore. La coppia che scoppia. Avevo una mezza idea con quella storia del tarocco. Dica, dica Bloody, dica. Sono tutto orecchie. Anche qualcos'altro. No, a me non mi piace, fa pesce e pesce, Xanxus. Allora, da qualche parte qua, forse verso l'alto, dovrebbe esserci l'entrata per questa caverna. Cerchiamo di riferimenti e vediamo di creare un avatar tema Dragon Age, che è la serie più lunga che stai facendo al momento. Veramente? Veramente è la serie più lunga che sto facendo in live? Non lo sapevo. Comunque ci sto, Bloody, ci sto. Solo che sono un cane a disegnare e non ho una tavoletta grafica. Come la mettiamo? Po po po. Che è sta roba? Ho sentito una vibrazione. Rispetto a Undertale. Sì, rispetto a Undertale sì. Anche se Undertale è più... è più bello in generale, Undertale. Cioè, nel senso che ti prende di più, secondo me. Dragon Age è la classica storia a sfondo fantasy. Però, come vuoi tu, Bloody, a me sta benissimo. Se ti va... se qualcuno di voi mi aiutasse a sbloccarmi dal mio blocco d'artista, vi aiuterei. Vai, Jack, ti aiutiamo noi. Questo e altro. Ma anche senza che fai altro. Lo facciamo così, perché sì. Visto che l'hai proposto, ora lo disegni te. E infatti, sento una perturbazione nella forza. Ah, aspetta, forse dobbiamo andare di là. Di là ci dovrebbe essere un'entrata. Di là dovrebbe esserci un'entrata. Oddio mio, no, non cadere, mi raccomando. Che io ti conosco, caro inquisitore. Tu non vedi l'ora di cadere giù per le scale. Con Undertale potresti fare, diciamo, lo sfondo del canale. Vero, non è una cattiva idea. Quello che sta dietro l'immagine dell'avatar. Oppure potrei fare quello di YouTube, che da quant'è che non lo cambio. Per favore, con cortesia, forse anche perché l'avatar attuale io gliel'ho disegnato, il personaggino simil Vault Boy. Eh già. Attenzione, attenzione! 200 di danno, bravissimo. Piano! Perché si spacca la rotula, si spacca tutto? Allora, vabbè. Blackwall approva leggermente cosa? Non ho fatto nulla. Blackwall! Piano. Piano. No, no, no. Ecco, perfetto. Salute bassa. È vero, sarebbe bello, Pollas.
Io avevo pensato di fare Vale a pixel art in stile Undertale. Bellissimo, magari, sarebbe bello. Sarebbe molto bello, Jack. Così come sarebbe bello far fuori questi ghoul di merda. Vieni qua, ghoul di merda. Ah, c'è anche quello là? Perfetto. Abbiamo finito? Blackwall approva leggermente. Blackwall approva sempre. Basta che facciamo fuori merda. I ghoul si uccidono con le kagune. O con i kakuja. No, aspetta, com'è che si chiamava? L'evoluzione del kagune era il kakuja. Tokyo Ghoul l'ho seguito volentieri, era uno di quegli anime che mi aveva preso. Però non è questo capolavoro che ho sentito invece diceva molta gente. L'opening è bellissima, è una delle più belle che ho sentito ultimamente. Muori, ragno! Ragnetti! Ah! Via, via, via! Cazzo, aiuto ragazzi, aiuto. Pensateci voi. Ragni infami. Madonna, l'esplosione di Dorian. Finito? Erbetta. Che è successo? Dicono che il manga sia meglio dell'anime, però non mi piacciono i manga, preferisco l'animazione. Anch'io, Pollas. Non ho mai seguito nessun manga, solo anime. Vale pensa positivo, non sono i ragni di Bloodborne. Vedi? Che cosa c'è qua? Oddio, ah, c'è il Mastro Orluk. Finiti? Perfetto. Master Lindo Urlock. Master Lindo. Che adesso non si chiama più Mister Muscolo Master Lindo, si chiama Mister Muscle. Perché mai? Ah, ho preso un'armatura inutile, vabbè, dai. Ma che è successo qua? Ci sono mille cadaveri. Vuoi vedere che il Master Lindo Ghoul è riuscito a farli fuori tutti da solo prima che arrivassimo noi? Bravissimo, bravissimo Master Lindo. Poteva unirsi all'Inquisizione, però. Poteva unirsi. Ecco qua. A Grave Warden recruiter. That sounds interesting. It's not easy finding people willing to shoulder such a terrible responsibility. Here I thought you poked around prisons, hunting for murderers, desperate to escape the noose. That's what you think of wardens. It's not such a terrible thing. Some of my best friends are murderers. They are men and women atoning for what they've done by giving of themselves. They fight for people like you, people in silks and velvets, who talk and judge. Who's judging now? I know your kind. Ah, va bene. Dorian, per favore, vieni qua. Non bisticciate tu e Blackwall. Volemose bene. Ecco fatto. Ok, anche questa è andata. Vale, stasera alle 21 ci sei? Sì, ci sono. Magari non alle 21 precise, ma ci sono. Allora, ecco qua, allora, da qua,
Qua dovremmo riuscire a arrivarci. Oh madre, volemo se bene. Il prodotto piazzamento di oggi, ragazzi, è questo package, questo pacchetto con cioco merenda, ovvero snack di cioccolato al latte e riso al cacao, più un frullato 100% frutta gusto pesca della Steel Garda. Famosissime le pesche del Garda, no? Io ci sono stato sul lago Ligarda, quindi ve lo posso dire che sono famosissime le pesche del Garda. Tra l'altro la masco... Oddio, oddio. Cosa sta qua dentro? Voi non avete idea. A parte il formato bambino da elementari, proprio sta in una mano. Poi anche questa sta in una mano, cioè proprio, eh? E qua c'è... Ah! Oh, questa è una chicca. Questa è una chicca, ragazzi. I big prodotti piazzamento. La mascotte, che è questa scimmietta affetta da psicofarmaci, come potete vedere, ha una nuvoletta che dice crema al latte senza olio di palma e poi risolvi i nostri quiz. E i nostri quiz sono: aiuta la scimmietta a raggiungere il casco di banane. Quindi, no, bisogna fare con la penna il percorso per far arrivare la scimmia sotto effetto di metanfetamina alla banana. Solo io. The more you know. Plum, plum, plum. Ah, che bello. Mi sto veramente emozionando. Chi altro su Twitch, su YouTube, nella vita vi dà queste nozioni? Vi fa vedere queste belle cose? Solo Vale. Just Vale. Ah, non cadere, ti prego. Non darmi questo dolore infinito, vale? Non posso avere io una scimmia sotto acidi? Ah, ne posso avere io una scimmia sotto acidi. Perché no? Vale, fai una cosa, invece di seguire il percorso, vai al casco andando fuori dai percorsi lungo il bordo dello scatolino. Scusa, ma Xanxus adesso è un genio. Non voglio sapere se la scimmia raggiunge le banane. E te lo dico io, la scimmia raggiungerà le banane perché abbiamo quattro percorsi, ma io, che sono fuck da police, io alla scimmietta creo un percorso alternativo. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Ho creato il percorso alternativo alla scimmietta che arriva direttamente al casco di banane. Visto che brava persona che sono, ci facciamo anche un cannoncino alla scimmietta, così che adesso ci sta. Eh? Non è molto più contenta adesso la scimmietta? Eh? Non è molto più contenta? Oh, belle cose. Vale problem solver. Proseguiamo, proseguiamo. Scimmietta felice. Perché hai saputo che quelle cose ti fanno sentire bene. Ah, là vedo già un coso. Eccolo là, capobranco. Olè. Miss me bitch. Miss me bitch. Miss me. Aia, ha guadagnato un sacco di armatura. E io non ho più vigore, quindi sarebbe bene stare un po' lontani. Dorian, per l'amor di Dio, allontanati. Ok. Ok.
Ah, via, 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 via. Fottuto. GG. GG. Too fast for you boys. Hoi. Allora. Abbiamo liberato la zona? Ma che? Andiamo di là allora. Vediamo che succede se andiamo verso... Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Usa energia qua. Vai, Dorian. Vai, Dorian. Bravissimo. Ok. Ci apprestiamo ad andare verso l'ultimo punto dove sono spawnati i Parole Oscura. Ma prima, vediamo un po' com'è questa barretta dalle dimensioni gnomiche. Questo snack dalla forma gnomica. Buono. Sembra come... come una... Kinder Cereali. Solo che il riso soffiato ti raschia tutta la gola. Quindi finirò per tossire sangue. Vale problem solver. La clip di Benz. Che bello. Solo che il riso soffiato mi dà troppa aria ai polmoni. Vedi l'imma, Vale. Aspetta, adesso finisco. Vedo come si è vista in live la scimmietta. E vedo anche queste immagini. Perché ci soffia dentro. Ah, vedi. Vedi, è questo. È colpa... Ok. Va bene. Allora, l'immagine di Jack, che poi è un video in realtà... Persona 5 in a nutshell. Ah no, è un'altra. L'immagine è qua. Oddio, no, quella di Fallout, no. Gli incubi. No, è brutto. No, non la posso rivedere mai più quella scimmietta, no. È contro la legge rivedere quella scimmia. Chissà Toro e Dorian come interagiscono tra di loro. Quando magari faranno qualche discorso. Perché Dorian teoricamente è dell'impero Tevinter. E Toro è un Kunari che vuole conquistare il Tevinter. O che addirittura hanno già provato a farlo in passato. Quello è un giocattolo che veramente esiste, Vale, madonna. Ma devi regalarlo a una persona a cui vuoi molto male, immagino, no? Non c'è altra spiegazione. Non c'è altra spiegazione. Oh sì, ragazzi. Il parkour! No! Oh. Parkour epico finito male. Non scherzo, no clickbait. Ok, ce l'abbiamo fatta. Però mo come cazzo scendo? Aspetta, lì c'è un nemico? Eh sì. C'è un Noog! Vai, Noog, fuggi! Ecco, si stanno avvicinando loro a me? Bravi. Se Maometto non va dalla montagna, la montagna va a Maometto. Aspetta, sono tutti e tre là, là sotto. E Dorian sta lì a sinistra che sta decidendo che percorso fare. Guarda, mi stanno fissando dal basso. Ok.
Con calma, con calma! Calmi, calmini. Oh, via! You're already dead. Omae wa mo shinde you. Vai, Blackwall. Shinde you! Madonna! Quanti danni... Oh! Questo con la freccia ne vogliamo parlare? Omae wa mo shinde you! Che fine ha fatto il mio PG? Ah, ecco. Reminds me of the heron, only colder. Ok. Oh, un tusket. Questi danno un po' di esperienza. Perfetto. Vale è diventato Kenshiro. E beh. E beh. L'assassino è un po' il Kenshiro di Dragon Age, perché... praticamente... Nug! Bellissimo! Ciao, Nug. Perché praticamente tu fai dei danni che l'avversario non percepisce, ma quando decidi di farli percepire è già troppo tardi. Questo è il concetto dell'assassino. Occhio che la roccia è franabile. E infatti non è friabile. Perché frana, mica fria. Ah, semi per il nido? Semi di loto nero? Vabbè. Eccoci, ci stiamo avvicinando. All'ultima delle grotte. Qua c'erano mille ragni l'ultima volta che siamo venuti qua. E infatti... via ragazzi, pensateci voi coi ragni. Io non ne voglio sapere niente. Oh, troppo vicino. E via. Se hai difficoltà, ricorda che c'è sempre una sporgenza a forma di gnu. Di zoccolo di gnu, Jack. O a vertebra di moffetta. Avanti, dimmi com'è fatta una moffetta. Ho detto vertebra, non si vede. There you go. Oddio, via. E muori. Voilà. C'è ancora tanta roba qua. Da dove potranno mai uscire questi perle oscure? Forse qua vicino mi sono saltato un punto. Vediamo, vediamo. Se erano qua... Ah, ecco, ecco, usa energia. Dorian, a te. Un buco, spera che non è il culo della moffetta. E speriamo. Va bene, va benissimo. E anche questa è fatta. Anche questa è fatta. Ora, l'unica cosa, io vorrei controllare... che cos'è quello? Un Urlock. Salve, Urlock. Venghi giù. Benissimo. Stavo dicendo, adesso io vorrei controllare. Da questa parte si è sbloccata la porta che va da questa zona, oppure no? Vediamo. Inquisitor.
Vediamo, vediamo. Mi sembra. Mi sembra che non è cambiato niente. No, infatti. Ancora chiusa. Vabbè. Qua abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare. Potremmo riprovare più che altro. Con il drago nelle terre centrali. Ci sentiamo fortunati? Sì, no, forse. Proviamoci. Vado a prendermi uno yogurtellox. Vadi, Pollas, vadi. Io intanto apro questo succo di frutta. Forse. A petta? A petto, Xanxus, a petto. Petto! Petto forte io. Io non coccolo, io petto forte. Fammi aprire le scommesse. Chi punta su Vale? Lo diamo 1 a 1 milione. Cioè, ho tirato giù 2 sorsi e già è finito. E vabbè. Questo era la ciocco merenda della scimmia fattona. Allora. Noi dobbiamo arrivare da qualche parte di là. Per arrivare da qualche parte di là, ci conviene andare direttamente a cavallo. No, Nug, non andare da quella parte, è pericoloso. Ebbene. La mamma non si vede. No, Nug! No, hanno fatto fuori quel Nug. Bastardi! Ecco la mamma. Looks like dragon territory. Oh, this is gonna be good. Ne sono sicuro, Toro, però. Presto, cavalcatura, non posso chiamarla. Va bene. Via. Non fatevi. Il cavallo non lo posso chiamare, ma perché? Io punto sul Nug. Dai, Vale, ce la fai. Io ho già ammazzato 5 draghi. Addirittura. Che difficoltà, Nil. Dai. Ok, dovremmo aver superato questa zona. Prepara un po' di video su Digimon. Va bene, Berserk. Noi nel frattempo siamo qua a volerci molto male. Oh, quanto casino sta facendo? Sta ballando il tip-tap quel drago. Ha la difficoltà massima la tua. Ah, allora, complimenti. Allora, vediamo un po'. In tutto ciò, io direi che possiamo avvicinarci con molta calma, con la calma che ci contraddistingue. Ti sei buggato, drago, eh? Oh, would you look at that? That is magnificent. Lo vedo, Toro, solo che ha un po' di problemi questo drago. Non so se è normale oppure no. Vai! Brrrra. Banale non dirgli così che poi va in rage. Effettivamente. Vai! Facciamogli tanto male. Oddio, si è sbloccato.
Per questo drago è importante che te riesca a uccidere veramente in pochi colpi i cuccioli. Sì, ma se vi ustionate, però siete delle teste di cazzo, ragazzi, lasciatevelo dire. Torna qua, torna giù, bastardo. Dov'è? Usa il Bilboa per le ustioni, Vale. Dovrei. Oddio, cosa fa? Au! Ha fatto tanto male. Sapete che tempo è? No, non ancora. Via! E che è? Monster Hunter? Oddio, ha fatto fuori Toro? No. Così picchio un sacco più forte io. Perché ho poca vita. Via! Aia, Dorian. Ah, no. Dorian, no. Allora, per adesso con Dorian riportiamo in vita gli altri. Dai, dai, veloce, veloce, veloce. Toro, vieni qua. Oddio, no, mi sta puntando? No. Allora, dov'è? Eccolo là, Blackwall. Anzi, sai che ti dico? Mettiamo la barriera... Vale dov'è? Vale dove cazzo è? Dovrebbe essere da qualche parte là. Vai! Vai con le bees! Bees! Not the bees! My eyes! Ah, my eyes! Via! Ah, Toro di nuovo giù. Toro di nuovo giù. Oh, bravo, sei tornato, Toro. Oddio! Non fatevi prendere, schifosi. Ecco. Oh, arriva. E non posso usare i miei coltelli da lancio? Pare di no. Ecco che urla, come Monster Hunter, uguale. Ma arrivano i piccoli. Eccoli qua. Ok, un piccolo è andato. Deprediamolo per sbeffeggiare la madre. Ah, vedi, sta là. Si è clippato quel piccolo là in alto. Vieni qua. Oddio, no. Oddio. Dai. Fategli male, fategli male. Oh, via. Dai ragazzi, dai, picchiate. Chi è morto? Vabbè. Toro? Aia. Toro, torna qua, veloce. Dai.
Dai, 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 stiamo andando bene. Aia. Ah, devo riportare Dorian. Prima Dorian e poi Toro, così magari può resuscitarlo Dorian. No, cazzo. No. Eravamo così vicini. Così vicini. Così vicini. Ah. Ma secondo me quello di Crestwood è più difficile di questo, eh. Vale non dire va tutto bene. Effettivamente. Effettivamente non dovrei. Allora, stavolta mi spiace non vedere la reazione di Toro, ma non possiamo permettercelo. Via cavallino, via! Furia cavallo del West. Sa che deve fare un po' prest. Che qui ci muoio bruciato. Non è proprio cosa, devo andare avanti. Fate prest! Ok, cavallino. Tu vai in avanscoperta. Più o meno sei della sua stessa razza, non ti farà del male. Oh! Ma che cazzo è successo? Esplose il cavallo, no! Oh no! Esploso il cavallo. Io non voglio muovermi perché conoscendo... non ti farà male, boh. Non andate sul fuoco, mi raccomando. Non fate gli stronzi, ecco. Continuate a sparare stronzi. Ok, ragazzi. Si è buggato. È il momento. Now is the time. Oh, would you look at that? That is magnificent. Ecco qua. Ti abbiamo fatto male, bastardo. Vai, Blackwall, vai. Via. Che fa? Dove? Eh no, adesso però ragazzi dovete muovervi, eh. Non possiamo starcene qua a pigliare le fiamme. No! Perfetto, direi, no? Perfetto, direi. Che dite? Dai, ma Toro è morto come una merda di nuovo? E dai, alzati. Dai, non piangete come delle pussi. Niente, non riesco a raggiungerlo da qua. Oh, Dorian! Ah! Dov'è Dorian? Vabbè, però, dai. Ok, va bene, non è ancora il momento. Non è ancora il momento di affrontare i draghi. Non lo sarà mai.
Porca puttana. Che palle. Uffa. Scusa, ma possiamo investire qualche punto su Dorian? Abbiamo un punto su Dorian. Prova quello di Crestwood. Ma secondo me è ancora più difficile quello di Crestwood. Allora, dove stava quello di Crestwood? Da questa parte. E poi smettila, sì. A sto punto, se ancora non siamo capaci, c'è poco da fare. Carino il Cavaliere Templare Rosso. Cioè, a questo punto io direi... due tank, come la vedete? Perché Toro purtroppo non riesce a beccare tanti danni. Io l'ho ucciso per primo e il più Ez. Solo quando ti mette il cerchio di fulmini a terra è fastidioso. Abbiamo detto niente? Lì devi allontanare i PG e farli stare fermi finché non smette. Una parola. Allora. No, Toro deve esserci. Va bene. Andiamo di là. Dai, sperando di avere un po' più fortuna con il drago di Crestwood. Eazy sarebbe l'abbreviazione di easy. Ah, ok. Ok, va bene. Grazie, Neil. Non ero a conoscenza. Allora, ora come al solito lo vedremo da lontano, quel bel draghetto che ci fisserà e ci dirà: ma veramente volete provare a sconfiggermi? E infatti eccolo là. Le paludi nere. Salve. Che belle le missioni a catena, eh? Cacciatore del Nord. The North remembers. Dove va? Si fermi, draghetto. Draghetto, si potrebbe un attimo... Oh, 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 eccolo qua. Dove va? Dove va? Mettiamo. Vai, 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 vai. Ole. Ok. Che fa? Che fa? Oddio, no. È sta roba qua? Che cazzo sta succedendo? No. Dorian. No, niente. Non ho idea di che cosa stia succedendo. Dai, perché non posso rianimare? Ecco qua. Vale, Toro, per favore, tornate. Appena in tempo. Appena in tempo per bere. E dai, cazzo! Uffa. Dai, Toro vale. Allora.
Dai, come sono morto? Ma che palle. Dorian, aiutaci. No, no, Blackwall. Ok, io devo andare a risvegliare Vale. Velocemente, velocemente. Ah. Ok. Ma dai, ma che è successo? No, io non ci posso credere. Oh, via. Ce l'ho una pozione? Sì, ce l'ho. Però... Oh! E vabbè, niente. Sì, ma... Ma il cerchio di fulmini, come faccio? Urlo di drago OP. Ma veramente? Cioè, il cerchio mi prende sempre e comunque. Come cazzo lo contrasto questo? She sees us. Faccio un po' di azione stealth. È magnificent sto paio di palle però, Toro, eh? Ma prima che faccia qualcosa... Vai, squarcio! Olè. Via. Volevi, eh? Volevi. Sì, ciao. Via. Via da là. Dai, come... Ehi, sto cerchio di fulmini mi ha rotto il cazzo però, eh? Che palle, oh! Oh, mi metto qua sopra e vediamo. Vale, brutta merda. Allora, mettiamo la difesa a tutti. Vale è morto, come è giusto che sia. Bastardo che non sei altro. Oddio no, c'è di nuovo il coso di fulmini. Meglio mettersi in alto, in alto, in alto, Dorian. Però per l'urlo non ci sono cazzi, devi curarti subito, eh. E quello è il danno. Allora, dove stanno quei due? Là, credo. Sì, ma il cerchio di fulmini mi ha rotto il cazzo, veramente, eh. Dai, io e Blackwall ce la faremo, forse. Allora, dove stanno gli altri due? Eccoli là, tutti e due, maledetti. Allora, Blackwall gli devo dare un po' di barriera, così che può resistere ancora di più. Oddio, no! No, 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 troppo vicino, troppo, troppo. Sono bloccato, sono bloccato. Ma che... Ma che è successo? Che fa?
Piano, piano. Oh, Dio mio. Facciamo resuscitare gli altri. Dai, perché non sono resuscitati? E pure da qua mi prende. Basta, la farò con Blackwall. Solo Blackwall. Only Blackwall. Blackwall is love. Blackwall is life. Usa l'abilità dello scudo e puoi killarlo anche se hai solo Blackwall. Vediamo che succede. Vai Blackwall, vai. Vai Blackwall, vai. Vai Blackwall, vai. One Punch Man. Bam, bam, bam. One Punch. Però mi ha fatto male, eh. Mi ha fatto parecchio male. Blackwall sei in tutti noi. Infatti. Vai Blackwall. Madonna, sarà una battaglia molto lunga però, eh. Chi altro ha Blackwall? Quando il drago attacca tu pari e ti dà guardia. Ah. One man army, eh. Ah, dovrebbe essere R2 e triangolo. O L2 triangolo. Proviamo. No, 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 no. No. Dai Blackwall, dai. Dai Blackwall. Poi dovrò farcela, no? Prima o poi. Devi tenerlo premuto. Ah, aspetta, ho capito. Ecco qua, ok. Però me ne ha tolto tutta al volo proprio. Bastardo. Via Blackwall, via da là. Via, 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 via. Olè, guarda là, bravissimo. Che fa? Oh, salve. Vuole lanciare...
Vuole lanciare robe. Vuole lanciare robe. Non mi piace. Non mi piace. Le palle che spara le puoi parare, ti regala guardia. Ah, ok. Ma che... Ole, vai. Dove vai? Dove vai? No, non mi regala tanta guardia, sai? Ah. Che bello, eh? Oh, gliel'ho rilanciata? Bitch! Dai, Blackwall. Dai, Blackwall. Oh, mi ha dato tutta la guardia, grande. Se solo avessi una sfera curativa, ora come ora, la potrei dare agli altri. Per il lancio di una palla e un'altra c'è il tempo di una rianimazione. Se sei veloce puoi rianimare qualcuno sperando che il drago non faccia... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. She sees us. Che vi devo dire? A sto punto... Proviamo una cosa, io inizio con l'attacco finale di Vale e poi passo a Blackwall. Vai, Blackwall. Andiamo. Dai. Aia, Dorian. Dorian e Vale stanno messi malaccio. Dorian, ma che cosa ci fai qua? Visuale tattica, lo so come funziona la visuale tattica. Mettiti qua, Dorian, subito. Ah, è morto anche Dorian, benissimo. Siamo esattamente dove ci eravamo lasciati prima. Attacca, attacca, draghetto, attaccami. Melagrano di un melagrano. Melagrano di un melagrano. Via, via. No.
Oh, che volo! Che volo incredibile! Maledetto! Rompicoglioni! Forse posso rianimare effettivamente qualcuno. Dorian! No! Chi cazzo è questo? Attenzione, attenzione. Olè! Tra una palla e l'altra, vai! Dorian! Olè! Via, via, via. Vieni qua, vieni qua. No, non andare da Dorian, eh. È morto di nuovo Dorian. Cazzo. Uff. Se solo avessi qualche mossa d'attacco forte con Blackwall. Ah, ti sei fatto male, stronzo. Stai sanguinando. Quanto mi dispiace. Maledetto, maledetto. Melagrano di un melagrano. E la smetta di toccarmi il culo. Oddio, no. Oddio mio, no. Oh, no, 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 Blackwall. Non adesso. Blackwall, non adesso. Ah, c'è Dorian qua sotto. Ottimo. E dai, l'ho parato, perché non mi ha dato guardia? Figlio di puttana. No, la mia non è una bella posizione ora come ora. Veloce Dorian, Dorian. Ma dai, ma appena l'ho riportato in vita me lo ammazzi? Vale. Vale Toro. Aia. Vale è già morto. Toro. Toro è andato. Forse. Anche Toro è morto. Non riesco a farli rinvenire per 5 secondi che subito muoiono. Che palle. Ma resti gli altri. È facile, Jack. Chi è che sta urlando? Che sono tutti morti e sepolti. Aia.
Comunque si fa male anche lui quando paro con lo scudo, eh. Sto notando solo adesso. Ho capito comunque che come strumento a Blackwall voglio dare la granata curativa, o come si chiama lei. Così da approfittarne quando è l'ultimo rimasto, può aiutare gli altri. Che fa? Olè. Dorian! Veloce! Veloce, veloce, veloce! Eh no, ci muore. Cioè, ma vaffanculo. Non è possibile. Non è possibile però, eh. Non è possibile. Sto cacciatore del nord mi sta dando filo da torcere. Molto filo da torcere. No, Blackwall, via. Via da là. Dai, cacciatore, dai, eh. Blackwall solo. Che fai? Niente. Oh, dove va? Mi dai spazio di manovra? Troppo buono. Attenzione, attenzione, proprio lui. No, non mi dire che mi prende anche da... No. Ma mi prende da qualsiasi range questo attacco di merda. Vaffanculo. Beh, se sapesse che c'è lui come boss del DLC di Akkon, che fa il nostro inquisitante, non ci gioca, sicuro. Non ci gioca mai più. Scusate se è un po' noioso questo combattimento, ragazzi, ma credo di non essere ancora pronto per i draghi e io mi sono fissato che invece voglio farli, quindi... Vale, no, aspettiamo così. So much later than all narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Le grandi citazioni a Monster Hunter. Ti fa male, draghetto, ti fa male? Spero di sì. Oddio. 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 Oh no. Via, 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 via. Blackwall. E lo vogliamo parare qualche attacco, ti va? Tra l'altro qua c'è Dorian, ma io non lo voglio rianimare perché so già che morirebbe tipo seduta stante. O forse sì, Dorian. Vediamo che su... Oh no. Vai, fammi il proiettile. Dorian, veloce. Dorian. Bravo. Ci muore. No, non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Io sono senza parole. Vale, fallo per noi. Lo faccio per voi. Dai, stai sanguinando da tutti gli arti, drago infame. E ancora non vuoi cadere. No, Blackwall, via. E che Blackhole non ha nessun attacco buono in realtà. È questo che mi mette in crisi.
Dove vai? Dove vai? Cioè io vorrei anche restarli gli altri, solo che nel momento stesso in cui io li resto, quello mi fa la cosa con le ali e GG, non possono fare più nulla. Poi sta gabbia di fulmini pure ha rotto il cazzo. Guardalo. Buongiorno. Può diventare il 301, 230, 228 e 315. Se preferisci uno di questi quattro o sceglierà Vale. Ah, ok, per Digimon. Quando sarà? Muori! Mai più un combattimento contro i draghi, mai più. Mi sembro Pappalardo. Non devi nominare mia madre, mai più. Mi dica lei Vale quando ha finito, seguiamo la volontà del nostro signore Vale. Eh sì, purtroppo a me Wargreymon piace più di tutti. Oh, finalmente. No, buono. Buono. Che fa? Toro? Vale? Bravo, bravissimo. Via. Mai più, una settimana dopo? No, io i draghi non li faccio finché non sono arrivato al massimo, almeno con Vale, nella specializzazione! Madonna, che male. Quanto male, drago. Però sei infame. Un po' sei infame, dai, diciamolo. E dai, ma dove va? Ma dove va? Ma dove vai? Dorian, ti prego. Vabbè, però sei stronzo, sei. Sei un grandissimo figlio di... No! Dorian! Oh. No! Vabbè, però, dai, dillo che non vuoi che io rianimi nessuno, dillo! Che palle! Cioè, il drago ha deciso che me la devo fare per forza da solo. Che palle. Scusatemi se questa live sarà un po'... Oh, Toro sta qua adesso? Dai. Dai. Ed è morto, giustamente. Dovevo portarmi Cassandra. Altro che Toro. Bastardo. Qua c'è anche Vale. Dai, approfittiamone, Vale. Torna nel mondo dei vivi. No, eh. Uno di loro. Toro. Dai, Toro. E dai, ma... Che palle. Sta sto cerchio di fulmini infinito. Che appena si risvegliano, muoiono. Come mosche, proprio. Che palle. Bastardo. Che poi non so neanche come evitarlo, sto cerchio di merda. Forse non si può evitare. E s'allontana. No, eh. Non adesso, porca...
Dai. Oh, e perché non mi ha dato la guardia? Perché non mi ha dato la guardia? No, eh. Dammi la guardia. Dammi la mia guardia. Guarda, non mi sta più dando la guardia. Perché? Io l'ho parata tantissimo quella. Perché non mi ha dato la guardia? Perché non me la sta più dando? Perché devo odiare questo gioco all'infinito? Dorian, torna. Perché io devo odiare Dragon Age? Perché mi fanno odiare Dragon Age? Oh, ti sei fatto male? Oh, poverino. Oh, figlio di puttana. Dai, dai. Dai. Infierisci. Ok, Dorian è morto. Dorian è ufficialmente un uomo morto. Dai. Dai. E no, dove va? No, 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 non mi piace. Torna qua, torna qua. Più vicino sei, meglio è. Torna... Non così vicino! No, eh. Non vedo più... Non vedo più nulla. Non vedo più nulla. Vuoi pagare... Basta, mi sono rotto il cazzo di questi draghi di merda. Non ne voglio sapere più nulla per questa live. Andate a fare in culo voi e i draghi. Andiamo a farci l'oasi proibita. Vediamo se abbiamo altri pezzi. No, non dovremmo avere altri pezzi. Quindi è inutile che andiamo là. Proviamo a fare lo squarcio a Crestwood. C'è un altro squarcio? No. Dov'è che stava? Vale, non ti arrendere. Stay determined. No, sto paio di palle. Stay determined, no. A meno che non prova a fare un'altra cosa. Spit on him! A meno che non prova a fare un'altra cosa. Allora... Visto che l'apporto di Dorian è praticamente nullo, io direi di cambiarlo. Ora, dove cazzo stava l'accampamento qua? Ah, qua, va bene. Allora, dove sta? Dove sta? Qua. Allora... Ma prendi il DLC EA che gli dai tutto, lui ti fa fuori tutti i mostri che vuoi. Allora, Cassandra, Blackwall e Toro solo perché dobbiamo portarcelo una volta. Aspetta, forse possiamo mettere a Toro un'arma che ha una cosa anti-drago, se non ricordo male. No, armature. Ah no, non ce l'abbiamo più, l'abbiamo lasciata. Vabbè. Io direi di fare una squadra con Cassandra, un tank e due maghi con l'abilità di rianimare. Però ce ne vuole per avere l'abilità di rianimare. Cioè, il mio problema è quello. Proviamo così e vediamo che succede.
Ok, si va di qua. Cosa sta succedendo? Va bene. Qui, cavallino. Dove vai? Fermati, anche tu. Buona fortuna. Buona fortuna, sì. Mi servirà. Mi servirà tanto, Jack. Considera che con due maghi hai anche il doppio di barriere. Effettivamente hai ragione, Neil. Però vediamo come va con loro. Con questi qua. Se poi mi trovo male, vediamo un po' che succede con gli altri. Con i due maghi e un tank come Cassandra oppure coso, Blackwall. Siete pronti, ragazzi? Ok, via, 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 via. Chi è già morto? Toro. Vai, vai così. Ma come so... Come cazzo sono morto? Ancora con sta gabbia di merda. Ma che palle che non la posso neanche contrastare. Mi annoia in una maniera incredibile. Voi non avete idea. Voi non avete idea di quanto mi annoia sta storia. Porca puttana! Toro? Dai. Allora, Dorian lo può fare il... No. Toro? Niente. Dai, concentrati su di me. E sempre qua finiamo. Sono a metà vita solo con Blackwall. Vaffanculo, vai. Che palle! Comunque non capisco perché a questo punto della storia Vale non abbia ancora 12 pozioni di vita invece di 8. È in effetti una domanda... È una domanda giusta. E basta con sta gabbia di fulmini, mi sono rotto il cazzo di questa gabbia di fulmini di merda. Basta! Palle, che palle, che palle. Dai, Vale, dai, torna. No, è già morto, ma dai, ma adesso l'avevo riportato. Adesso. Dove sta? Dove cazzo sta? Sta qua.
Oh, mo mi raccomando, spara. Muoiono come mosche, muoiono come delle cazzo di mosche. Bah, mi sono rotto il cazzo. Tra l'altro, ma io l'ho cambiato Toro, o me lo so portato di nuovo appresso, questo coglione? Eh sì, non ho cambiato i personaggi, che cosa ho... Vabbè, va. Il cerchio elettrico ti frega. Eh sì, ma non c'è modo di superarlo, non c'è modo. Come cazzo si fa? Due tank e Toro, sì. Mo, voglio proprio vedere. Anzi, sai che faccio? Scheda personaggio. Cassandra, che cos'ha? Mettiamole. Orso che sbrana i lupi. In modo che non può essere fiancheggiata e non si becca dei danni in più. Vai. Ma per Toro cosa fa di utile? Credo che sblocchi una sorta di dialogo unico con Toro. Grazie alle tecniche i nemici non possono fiancheggiarti. Oppure se sei in grado di vedere un colpo sei anche in grado di evitarlo. Vai. Mettigli l'ultima di avanguardia, non serve quella. Poi ci penso, Xanx. Mo fammi provare, tanto già lo so che non ce la faccio, quindi fammi vedere come va. Dopodiché Toro. Qualche passiva. Vai. Vediamo che succede. No, che sta succedendo? Ah, i lupi di merda. Lupi di merda. Lupi del cazzo. Mi vendico su di voi, lupi di merda. Ora. Andiamo, va. Questa live deve finire con questo drago che andrà giù. Deve finire così. Perché mi ha rotto veramente le palle. Mi ha rotto seriamente i coglioni. Torniamo a noi. Vale Rage Mode on. Oh, would you look at that? That is magnificent. Andiamogli da dietro. Tutte le bees. Tutte le bees che ho.
Dai, io e Cassandra possiamo farcela, forse. Siamo in due. Culo, drago di merda. Dove vai? Dove vai? Cassandra, però pure lei. Ah. No, basta, mi sono rotto il cazzo. Fa questo attacco infame che ti prende comunque. La cosa che è che l'IA non fa come te, cioè l'uso... L'uso è riuscire a mettere quell'armor che difende sempre proteggendosi. E no. Non avete idea di quanto mi sto rompendo il cazzo. Tu scudando ti prendi quella barriera bianca, l'IA del PG penso lo faccia in maniera casuale, quindi muoiono subito. Sì. Praticamente sì. E vabbè, poi mi fa questo attacco che mi prende anche se io sto saltando da un'altra parte. Ma va tutto bene. Bastardo di merda. Vale il suo... Eh? Ha il suo dentro di sé... Ha il fuoco dentro di sé. Eh sì, ma perché mi sono rotto il cazzo, mi sono rotto, e... Non riesco a superare la metà. Arrivo a meno di metà vita rimasta e sono solo con Blackwolf.
ed è difficilissimo. Perché Blackwall non fa male. Blackwall incassa e basta. Quindi ci impiego mezz'ora. E poi alla fine trova comunque il metodo di fregarmi. Madonna. Tutto ciò che ho ti butto addosso. Tutto. Tutto ciò che ho. Poi giustamente. Bravissimo. Che fai? Dai, tanto sono qua, eh. Ah, ma mi sa che dopo che uso sfida faccio molti più danni. 300. 700. Insomma. Non è una soluzione, però. Sfida. Che sta succedendo? Rimango solo contro il drago, ma almeno mi curo. Pare dopo 20 minuti lo uccido. E sì, ho capito, però io vorrei evitare questa cosa, perché immagino che per voi sia una noia mortale. Come è giusto che sia. Oh, sì! Vai! È arrivato il momento di prenderle, bastardo. È arrivato il momento... No, dai, si è già ripreso? Dai. Ok, forse ho capito come fargli un pochino più di danni. E dai, dove va? Salve. Fermo. Ho detto fermo. Che è successo? E guardalo, perché adesso si allontana? Perché è schifoso. Torna qua. È inutile che batti. Qua sono. Madonna, 700. 300, vai. Finché ci leggi non è noioso, cioè partecipa bene alla situazione. Scusatemi ancora, ragazzi, io ripeto, capisco che è una rottura di palle. Dai! Ma porca puttana. Già.
Tranquillo che non dovresti seguire una live e uno sta mezz'ora bloccato in un punto, è normale che prima o poi dico che palle, poi tra l'altro le mie non si vedono neanche bene. Ricordo il sorriso di un vale passato che le selezionava la difficoltà massima e ora. Vale, sali di livello altrimenti ti intossichi. Eh sì. Eh sì. Proviamo ad andare a fare quello squarcio che sta di là. Vediamo che succede. Scusa il caps, no vabbè, tranquillo. E in effetti è vero, io ho iniziato a difficoltà massima perché ero convinto che fosse una sfida ragionevole. E poi mi trovo davanti ai draghi. E no, non è per nulla ragionevole come sfida. Vattene, non voglio combatterti. Vattene, non voglio combatterti. Non farmi fare qualcosa che mi pentirò di fare. Vattene. Vai via, per favore. Vai via, ti prego. Parliamone. Vai. 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 Ricordati che ti ho detto che non volevo farlo. Io non volevo farlo, mi ci hai costretto. Coda, non voglio combatterti. E invece è voluto venire qua. Vale come San Francesco che parla agli animali. Oh, adesso. Adesso che arriva la parte peggiore di questo pezzo. Caverna del vecchio Simeon. Allora, sono tutti bene o male qua. Ultimate! Oh, ma veramente li abbiamo fatti fuori? Eh sì. È la prima ondata, bene o male. Torna qua! Torna qua! Le bees. Le bees. Le bees ci aiuteranno. Abbiate fiducia nelle bees. Io non esisto. Oddio, io esisto. Oddio, no. Vabbè, però. Ah, vale, io ancora ho lo stream di Dragon Ball Super aperto che devo vedere. Ah, bene. Ah, bene. Allora, qua abbiamo fallito miseramente. Ma dov'è lo squarcio? Dov'è lo squarcio? Ah, dobbiamo andare un po' più avanti? Sì. Allora, a sto giro non usiamo la Ultimate subito. Allora, lasciamo che gli altri vadano avanti e noi scindiamo lo squarcio. Dopodiché, bees. Not the bees!
Dai, 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 dai. Ok. Altre bees? Ma sì, perché no? Si aiutano. Dai. Oh, vaffanculo pure a te. Allora, vediamo se si avvicinano tutti là. È arrivato il momento. Ultimate! Tornate da dove siete venuti. Finito? Dimmi che è finito. Oh sì, è finito. Yes. Yes. Ce l'abbiamo fatta. Ah. Oh, squarcio, squarcio. Quanto tempo che è passato. Aiutiamoli al paese loro. Nell'oblio loro. Ah, sì. Ah, sì. Adesso iniziamo a ragionare. Ma qua c'è qualcosa? C'è una nota? Una lettera rinvenuta su un cadavere. Se trovi questo messaggio significa che l'emorragia non sia arrestata. La mia famiglia vive a Redcliffe, nelle fattorie. Prego il creatore che tu possa portare loro queste mie ultime parole. Non scappai, non li abbandonai. Credevo di riuscire a trovare aiuto. Che sciocco. Il risultato? Ho le budella a brandelli. Una lettera scritta da una mano tremante, con allegata una mappa delle fattorie di Redcliffe. Oh beh. Almeno una piccola vittoria oggi l'abbiamo avuta. Ed è stato questo maledetto squarcio che ci portavamo dietro da quando abbiamo scoperto le terre centrali, si può dire. Io ho ancora la clip aperta del cavallo esploso. Povero cavallo. Ah. Arco lungo della resistenza. Ma sì, tanto. Non ce ne facciamo niente, però. Lo prendiamo come souvenir, va. Qua che sta. Ah, un altro podonice. È pieno d'onice qua. Oh, bosco di after. Facciamoci un after. Quindi qua sono rimasti il drago, che è là. Sai cosa? Potremmo provare quel drago adesso con questo team. Se non sbaglio, questo drago riuscivamo a fargli più male. Vediamo. Vediamo che succede. Vediamo che succede. È stato bellissimo. Cavallo, tu vai in avanscoperta che sei della sua stessa razza, non ti farà nulla. Boh! Esploso il cavallo. Non l'avevo calcolato. Allora. È di là? No, era dall'altra parte. Esattamente dall'altra parte. Vieni cavallo. Eccolo là. Andiamo furia. Furia cavallo del West. Sa che deve fare un po' presto. Via, 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 veloce, veloce, prima che arrivi la mamma. La mamma è molto cattiva. E alla mamma non piace l'inquisizione. Quindi dobbiamo essere rapidissimi. Oddio, è qua. La mamma è qua. Via, 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 via. Uff.
Ragazzi, siamo pronti, siamo carichi. È il momento. Sandra, la vuoi smettere di farti colpire come se non ci fosse un domani? E giustamente non avevo più neanche la Ultimate, quindi sti cazzi. Dai. Vai Black Hole, vai Black Hole. Picchia, picchia, picchia. Finisce sempre così. Finisce sempre così. Black Hole è l'ultimo sopravvissuto. Ho un nuovo follower, Siyoma, for you. Che volo. Grazie chiunque tu sia. Non credo sia uno di voi qua in live, però lo ringrazio lo stesso. Dai Vale, dopo cacciamo tanti mostri su Monster Hunter per i picca. Sì, assolutamente sì. Ne ho bisogno, ne ho un grande bisogno, perché questi mi hanno veramente, veramente stancato. Mi hanno stancato tantissimo. Non ce la posso fare con questi draghi qua. E smettila! Basta con questi soffi del cavolo! Basta, basta. Che noia, che noia. Che fai, lanci la palla? Lancia la palla. Ecco qua. Magari ti veniva incontro. Ma muori. Dai, almeno se passiamo alla seconda fase posso resuscitare con calma tutti gli altri. Se passiamo. E dai. Via, 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 Black Hole, via, via, via. Basta, mi sono rotto il cazzo oggi con questi draghi del cavolo. Con questi draghi del cavolo mi sono molto, molto, molto annoiato. Quindi direi che per oggi basta, basta così. Torniamocene a Skyhold.
Cos'è sta roba? Ah, giustamente, dobbiamo riferire che abbiamo sistemato la questione di quel cadavere che abbiamo trovato. Madonna, le texture. Inquisitor. Allora. Vale, basta, ti prego, troppo sangue marcio. No, non potete capire. Se ti consola, dica Xanxus. Posiziona la lettera. Dopo facciamo il farming live. Ah, dai, sono contento. Così mi rilasso. Rispetto a questo, sì, poco ma sicuro, mi rilasso. Qua, come mai non avevamo aperto prima? L'impero Tevinter. Strano, non eravamo mai entrati qua? Ero convinto che avevamo esplorato tutto tutto. Evidentemente mi sbagliavo. Vale, sono incazzato anch'io, quindi. No, vabbè, ma. Cioè, non potete capire, ragazzi, che. Cioè, potete capire perché l'avete giocato Dragon Age, ma è veramente brutta come cosa. È veramente brutta che quando non riesci, sei bloccato. L'IA fa schifo, perché l'IA fa schifo. Dopo 80 ore ho dovuto abbassare la difficoltà su Digimon, perciò ti capisco. Vale, io e te ieri. Sì. Ho detto tutto. Allora. Che tra l'altro. Noi dovevamo andare avanti sull'accesso occidentale, però ormai. Ormai. I draghi sono un dildo bruciante in culo. Eh sì, lo sono e come? Sì, praticamente dovremmo andare avanti a l'accesso occidentale, però per oggi abbiamo bestemmiato abbastanza. Abbiamo bestemmiato abbastanza. Sì, ieri io e Jack abbiamo provato a fare. Ad andare avanti con la storia. E stranamente era difficile persino il Diablos. Il mostro della storia. Eri full vita. Come ti tocca? Bah, fine. Tu dici, ah, bello. Complimenti. Io però. I draghi a questo punto me li tengo per ultimi e li faccio solo ed esclusivamente quando avrò i progetti e la roba di livello 3. Tipo i materiali, i progetti, delle armi, delle armature. Così deve essere proprio un overkill. Appena li tocco devono esplodere. Con tutto il rispetto, Berserk. Con tutto il rispetto. Via, consiglio. E vediamo che succede. Allora, qualcuno avrà finito. Che tra l'altro, cosa possiamo aumentare noi? Diplomatici ci serve qualcosa? Scambio di favori, la merce in offerta. Acquisizione, carico di preziosi rari. Gli investimenti dell'Inquisizione sono oggetto di grande interesse. No, diplomatici non mi pare ci servi tantissimo. Spie, azione di ricerca. I ladri di aprire le serrature pregiate, sì. Raccolto di erbe, non ci interessa. No, direi che l'Eliana con le spie abbiamo tutto ciò che ci serve. Cullen, forse Cullen? Ogni membro del gruppo ottiene un bonus del 10% a tutte le difese.
No, devi mettere sartoria. Così hai 12 pozze. Ah, ok. Sartoria. Sartoria. Forse ce l'aveva Josephine. Forse ce l'aveva... Ah no, forse Inquisizione. Sartoria antivana, ecco qua. I sarti antivani sono noti per le capacità di ricavare tasche segrete degli indumenti. Contattando i suoi alleati a nord, l'Inquisizione potrà avvalersi di queste tecniche per consentire alle proprie forze di portare un maggior numero di oggetti. Ecco qua. Ok. Vai per la sartoria antivana. Quella imperiale che fa? Aumenta di 15 la capacità dell'inventario. Ah. Merda. Merda. Ricarico. Ah. Perché? 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 Perché non sono tranquillo? Fiaschette di vetro temperato. Lo so, Xan, l'ho visto dopo. Mi dispiace, l'ho visto dopo. L'ho visto dopo, l'ho visto dopo. Allora, questo cos'è? 18.2 oggi, 19.40 e adesso. Quindi, questo qua. Mi sono sbagliato, scusa. No, tranquillo, Xanxus, tranquillo. No, è che mi secca tantissimo sta storia dei draghi che non riesco a farli. E mi sono rotto il cazzo. Quindi ho detto, vabbè, li lascio per ultimi, farò tutto il resto. E anche il drago più semplice me lo lascio alla fine, visto che io sono incapace. Allora, fiaschette di vetro temperato. Ecco, fornisce uno slot extra per pozioni a tutti i membri del gruppo. Via. Vale, li ho fatti due volte a incubo? Ma perché ti vuoi così male, Xanxus? Perché? You did not notice? I had no idea Lady Beverly was one of your people. You might have told me before I embarrassed myself. Ok. Allora, qua, amicizie di Orzammar. I nostri emissari sono tornati. Orzammar ha donato alla nostra causa alcuni tra i guerrieri più formidabili della Legione dei Morti. Secondo il re sono cacciatori veterani di Prole Oscura, davvero indomiti. Il re ha anche offerto una parte delle ricchezze di Orzammar, consapevole della minaccia che Corypheus rappresenta. Bene. Qua. Allora, corrispondenza inviata al comandante Cullen, dal tenente Kestral. Comandante, siamo riusciti a rintracciare i Templari Rossi e a portare fine alle loro attività. Abbiamo approvvigionato i prigionieri affinché potessero tornare a casa. Da Madame Giselle, pregheremo per i nostri soldati e le nostre sorelle che hanno smarrito il cammino sulle montagne gelide. Possano trovare la pace alla destra del Creatore. Che cosa fa vedere Cullen? Cullen è qua. Sella in stile antivano, vera fermezza, il bonus del 10% alle difese. Cazzo, questa era, aumenta di 4 unità il numero massimo di pozioni che il gruppo può portare. Mi sa che questa, più pozioni curative. Merda. Vabbè, finché c'è il salvataggio non succede nulla. Carica! E mo' è questo, 19.36. Dovrebbe essere. Perché non sono concentrato? Vabbè, figurati. Ragazzi, vi saluto che vado a mangiare. Ciao, Berserk, grazie per essere stato con noi. Tanto ce ne stiamo... Che cosa sta succedendo? Si sta caricando il mondo. Anche la play mi sta dicendo, oh, e basta. Tanto ce ne stiamo andando anche noi. Tempo di sistemare questa storia delle pozioni. E sì, penso che dopo
Volendo possiamo metterci da Xanxus e provare a cacciare un po'. Sbollisca la rabbia, che se abbiamo un drago incazzato siamo fottuti. Esatto. Anche la Play non vuole affrontare i draghi. Ho trovato il modo per diventare ricco da far schifo su Dragon Age, ma ancora non ho trovato il modo per battere facilmente i draghi. Tempo al tempo. Tempo al tempo. Settimana prossima rientriamo al regime con Blood e Azure. Va benissimo. Allora, Orzammar l'avevamo letto. Montagne gelide l'avevamo letto. Ok. E di qua abbiamo le risorse. Ok, che altro c'è? Risorse. Ah, attraversare le solfatare. Questo ci serve per andare avanti là. Abbiamo completato le stime preliminari per la costruzione di un ponte sospeso sopra le solfatare, tossiche dall'accesso occidentale. L'opera richiederà 10 dei nostri genieri e 6 vagoni di legname. Il ponte consentirà alle truppe di muoversi nella regione restando a distanza di sicurezza dai gas benefici. Alto capitano Rylan. Andiamo Kallen, i nostri soldati possono prevedere personalmente la costruzione del ponte. Tra 6 mesi esce pure per PC? Eh sì. Inquisitore, dalla Rocca del Grifone ci informano che la costruzione del ponte sopra le solfatare dell'accesso occidentale è senza incidenti, collegando zone dell'accesso precedentemente irraggiungibili. Potrete ammirarlo la prossima volta che vi recate nella regione. Kallen. No, non adesso, Kallen. Ok. Amicizia Quarinus. E mandiamo Josephine. Questo cos'è? Secondo Dorian, nonostante molti magister del Tevinter non sostengano i venatori, allo stesso tempo non alzano un dito per impedire a questi ultimi di seminare il caos nel sud. Tuttavia ce ne sono alcuni che considerano il culto per quello che è e intendono mascherarlo. Un magister è Quarinus, di nome Maevaris Tilani, sta cercando di introdurre una legge al Senato Imperiale che contribuisca ad annullare l'attività dei venatori nel Tevinter. Dorian suggerisce che il silenzioso sostegno dell'Inquisizione sarebbe di grande beneficio e potrebbe contribuire a guadagnare anche quello dei Magister che temono Corypheus. E noi mandiamo Josephine che dice: ho dei contatti nel Tevinter, anche se non sono molti. Tuttavia qualche scambio di favore potrebbe aiutare questo Magister. Inquisitor? Bene. Bene, bene, bene. Che altro abbiamo? Risorse. Mandiamo Kallen a prendere qualche risorsa. All right. Mentre da questa parte che cosa c'è? Risorse da Crestwood. Dai, prendiamo anche le risorse da Crestwood con Leliana. Inquisitor. Ok, direi che anche per adesso ci siamo. Uff, va bene, va bene. GG. GG. Va benissimo ragazzi, io direi che possiamo salutarci qui. E mi dispiace di aver perso tanto 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 tempo tra parole, tentativi di andare avanti tra draghi vari, eccetera. Salve. What? I don't know. I just bought the message. We'll take this one back. No. No. Possibly in a month. No. Yes, Sarah. Of course. Wait. I suppose
No, problem vale, mi porterò la clip del cavallo nella tomba. E vedi, una cosa buona è successa, il cavallo esplosivo. Ci stava. Oh, oh, Belz, it's you. Ma quello è... Ma... Morris. Sir Morris, I suppose. I am serving as quartermaster for Skyhold and it's... È stato divertente vederti infuriare. Ah, quindi vi divertite delle mie disgrazie. You and yours will be well served. Vabbè. No, non mi interessa cosa hai da dirmi, volevo solo vederti una volta. As you were. We are here for you, Inquisitor. Inquisitor. Va bene. Fatemi passare. E niente. Direi che effettivamente è arrivato il momento di salutarci. Quindi io non posso che ringraziarvi per la pazienza. E... ci vediamo. Ah, madonna, che stanchezza. Ci vediamo martedì per il solito video settimanale sul canale YouTube. Venerdì prossimo qua su Twitch con Undertale inizieremo la run genocida. A malincuore, ma la faremo. E dopodiché con Dragon Age Inquisition ci vediamo settimana prossima di domenica. Sempre qua su Twitch. Grazie mille a tutti per essere passati. Vediamo un po' chi sono gli ultimi rimasti, che saluto con piacere assieme a tutti quelli che hanno seguito durante il pomeriggio. Allora, salutiamo Xanxus, Neil, Jack, Pollas, Blody e due persone nuove, Vendetta Project X e Electrical Skateboard, anche se non hanno scritto. Io li ringrazio e li saluto. Ciao a tutti ragazzi, ci si vede alla prossima. Ah. E adesso ci si vede più tardi che si caccia per vendetta le creature più grandi del mondo. Ancora la clip fanculo il Galateo, io cammino sui tavoli, giustamente. Pensate che c'è una gioia che attende la trepidazione di... con trepidazione di cacciare, giustamente. Ciao a tutti ragazzi.